La legge 197 del 2022 prevede l'annullamento automatico dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali da gennaio 2000 a dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni. La norma stabilisce che per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Mentre per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi comunque denominati e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Inoltre, dalla data di entrata in vigore della legge fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello stralcio, compresi quelli iscritti al ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Per maggiori chiarimenti si consiglia di consultare la sezione dedicata agli enti creditori. Si precisa infine che la misura relativa allo stralcio fino a 1.000 euro non trova applicazione, fra gli altri, per il recupero degli aiuti di Stato considerati legittimi dall'Unione Europea per i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, per le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.